Buonasera a tutti da Matteo degli Asprillas, ultimo prepartita della cosiddetta regular season. Stasera il Parma gioca al Tardini, ore 20:30, Parma-Venezia, quindi ultimo capitolo di questo campionato di Serie B, ultima giornata, una giornata in cui tanti verdetti sono ancora in discussione, compresa la graduatoria con cui si comporranno i play-off e la zona retrocessione. Come al solito vi ricordo che potete iscrivervi al nostro canale, condividere i nostri video e mettere mi piace a questo contenuto se vi piacerà. Come vi dicevo, stasera si affrontano al Tardini alle 20:30, sperando in un cielo che forse sta leggermente migliorando, clemente, quindi speriamo non sotto la pioggia, due fra le squadre più in forma di questa parte di campionato. I sei risultati utili del Parma, di cui abbiamo spesso parlato, sono stati contemporanei a un ottimo filone di risultati positivi anche da parte del Venezia di Paolo Vanoli, l'indimenticato terzino sinistro del Parma di Berto Maresani, tanto che oggi il Venezia viene a Parma a giocarsi le sue possibilità per essere nella zona playoff dopo un campionato che soprattutto nella prima parte lo ha visto impegnato nei bassi fondi e molto lontano dalle aspettative. Un Venezia, come vi dicevo, guidato da mister Vanoli, che ha davanti un centravanti finlandese con un nome molto complicato che non vi dirò, che comunque oggi è fra i capocannoniere della serie cadetta e che sta segnando con grande regolarità in questa parte di finale di campionato. Quindi partita molto importante per il Parma, molto complicata, una partita che il Parma deve assolutamente vincere, come sapete, per sperare ancora nel quarto posto, un quarto posto occupato dal Südtirol, che vorrebbe dire playoff senza partire dal turno preliminare in partita secca, che come sapete è sempre una partita molto complessa, giocando senza andata e ritorno. Come arriva il Parma in questa occasione? Arriva rinfrancato dalla vittoria di Ferrara, una partita che per mister Pecchia deve essere la partita per centrare finalmente tre vittorie consecutive in campionato. Una partita che il Parma affronta con una rosa sostanzialmente a gran completo, fatto salvo l'infortunio di lunga data ormai di Valenti, che ha concluso il suo campionato, e il recente infortunio di Ansaldi. E per il resto la rosa del Parma è tutta a disposizione e quindi si può giocare con grande scelta mister Pecchia la formazione per battere stasera il Venezia in questa partita importantissima. Quindi come potrebbe scendere in campo? A poche ore dall'inizio del match dovrebbe tornare in porta Gigi Buffon dal primo minuto, dopo il turno riservato a Cicci Zola a Ferrara, in realtà un turno non particolarmente entusiasmante da parte del portiere. Woyo Koulibaly dovrebbe prendere il posto liberato da Ansaldi da una parte, con il confermatissimo Del Prato sull'altra fascia. In mezzo alla difesa dovremmo trovare ancora Osorio e Kubau, mentre qualche dubbio lo abbiamo sul centrocampo e sull'attacco. La coppia centrale dovrebbe essere ancora composta da Bernabé, visto un po' in ombra recentemente, e da Estevez, invece grande trascinatore dell'ultima parte di campionato da parte del Parma. Con cosiddetto sottopunta dovrebbe giocare Simon Son, con la capacità anche poi di tornare al centrocampo e di andare a comporre una cerniera a tre. Gli attaccanti esterni, da una parte dovremmo ancora vedere Benedijak, anche se a Ferrara non ha giocato la sua miglior partita, secondo me c'è ancora aperto il ballottaggio sull'altra fascia che vede coinvolti Man, Mihail e Zanimacchia. Non sarei sorpreso se in quest'ultima partita ci fosse un'opportunità per Mihail. Davanti dovrebbe essere confermatissimo Franco Vasquez, con pronti a subentrare ormai desaparecidi Charpentier e Inglese. Il Parma deve cercare di centrare il settimo risultato utile consecutivo e serve una vittoria per cercare di centrare il quarto posto, come vi dicevo prima. È una partita che però può dare anche un trend per quello che riguarda la prossima fase del campionato, che è quella dei playoff. Quindi Parma ha assoluta necessità di consolidare i risultati utili e anche il modo con cui li ha ottenuti del recente passato. Ha di fronte un avversario che potrebbe anche ritrovarsi di fronte ai playoff e che è probabilmente la squadra più in forma di questa parte di campionato insieme al Parma. Quindi molto ci potrà dire su quello che sarà anche questa partita, su quello che sarà lo sviluppo futuro del campionato dei crociati. Per questo c'è bisogno del tifo della città, di uno stadio che forse, se non pioverà, speriamo possa essere pieno, e quindi forza Parma come sempre.
Io vi do appuntamento alla live post partita, vi ricordo che di iscrivervi al canale, condividere i nostri video, mettere mi piace a questo contenuto se vi è piaciuto, e vi saluto per questo ultimo pre-partita che vi ho proposto per quello che riguarda il campionato regular season. A presto e ciao da Matteo degli Esprillas. Forza Parma!